Arriva lì, ecco qua. Allora, buonasera a tutti, siamo ancora con voi in questi tempi, diciamo, nuovi, li abbiamo chiamati noi, con la nostra rubrica del giornale Sottosopra, la redazione incontra. Bene, questa sera condivideremo questo tempo chiacchierando un po' con i nostri amici, gli amici del Calcio Foggia. Come lasciare fuori lo sport? Questa forse è una delle più grandi penitenze a cui siamo chiamati. Tutti o pratichiamo o seguiamo lo sport. Allora, in questi tempi di abitazione forzata, lo facciamo in maniera nostra, al solito in maniera multimediale. Chiacchiereremo con i protagonisti, i beniamini del nostro sport più amato, il calcio. E abbiamo con noi il piacere del capitano del Calcio Foggia, ecco qua, Federico Gentile. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Poi in compagnia abbiamo Mario Ciampi, che è Buonasera, l'addetto buonasera a tutti quanti. stampa del Calcio Foggia. E a chiacchierare con i nostri amici abbiamo al solito i ragazzi della redazione del giornale. Abbiamo Luca, abbiamo Francesco, Buonasera. abbiamo Antonio e altri che stanno Buonasera. Buonasera a nello tutti. studio che entreranno al loro turno per completare la puntata. E ringrazio ancora anche Fulvio di Giuseppe che ci dà una mano. Voi sapete che la nostra redazione collabora con il giornale Foggia Città Aperta e abbiamo tantissime iniziative in comune con loro. Ieri abbiamo festeggiato Piccoli giornalisti crescono. E io direi subito di cominciare. E come vogliamo cominciare? Il modo migliore? Beh, io credo il modo migliore sia quello di vedere i gol del nostro capitano. Allora, ci vediamo tutti insieme i gol del nostro capitano. Bene, è un omaggio che dovevamo fare al nostro capitano. Iniziamo Grazie, subito. grazie mille, grazie mille. Il Iniziamo muso è forte, subito fino a e io subito. passo la parola a Scoglietti, Francesco. Intanto ci vediamo dopo, vi saluto e ci vedremo per la conclusione della puntata. Buonasera, capitano. Innanzitutto, Kido, posso darti del tu? Capitano? È rimasto emozionato dal gol, dalla clip dei gol. La statua del capitano, saltato. Rimasto emozionato. E io penso che nel frattempo, buonasera a tutti intanto, nel frattempo che si ricollega il capitano, magari con Antonio Iammarino possiamo parlare un po' con Mario, il responsabile della comunicazione del Calcio Foggia 1920, appunto della comunicazione social e anche del centenario del Foggia. Sì, appunto, possiamo cogliere la palla al balzo. Innanzitutto, prima di fare la domanda, volevo solo fare un piccolo accenno sia al magazziniere del Foggia, che purtroppo è mancato nell'ultimo periodo, Antonio Cianci, ed anche alla signora Greco, la sorella del patron della società del Cerignola, che è mancata poche ore fa. Poi, vabbè, volevo appunto fare una domanda al dottor Ciampi, volevo chiedere come sarà gestita la comunicazione, diciamo anche via social, che ci saranno delle
manifestazioni, delle iniziative che saranno curate in vista del centenario che ci sarà a maggio, e come viene gestita la comunicazione in questo periodo che appunto il campionato è fermo. La domanda era per me? No, capitano, abbiamo fatto intanto al responsabile della comunicazione. Scusatemi. Non ti preoccupare, poi riprendiamo. Lo sappiamo che ti sei emozionato appena hai visto la sì, critica. Io però non vi sento, io sento soltanto Gentile. A voi non vi sento per niente. Non riesco a seguire la diretta. Sento solo. Adesso allora risolviamo il problema. Risolviamo il problema tecnico di Mario e riprendiamo con il capitano. Semmai Mario, forse se esci e rientri lo risolviamo il problema. Ok, allora procedo io. Capitano, innanzitutto la saluto e le auguro una buona sera. Volevo chiedere se posso darti del tu. Ecco, adesso risento di nuovo, sì. Non ho sentito nulla. Ok, innanzitutto ti dico buonasera, posso darti del tu? Buonasera, certo, assolutamente sì. Ok, la mia domanda è questa. In questi giorni, diciamo, che stiamo vivendo di quarantena e comunque siamo obbligati a stare in casa, tu come la stai vivendo, tu, la tua famiglia? Stai riscoprendo qualcosa rispetto al passato che magari avevi sottovalutato e che ora magari... Ti sta regalando qualche emozione rispetto a prima, qualche emozione in più, qualcosa di diverso? Beh, bella domanda. E intanto io con due bambini non ci annoiamo, quindi di cose da fare ce ne sono, quindi il tempo ci passa. E sicuramente noi già siamo... E comunque mi reputo fortunato di mio, perché ho tanto, tanto tempo a disposizione per i miei figli, stare con loro, però sicuramente adesso per chi ha la situazione e può gestire bene lo stare in famiglia crea un legame più importante. Insomma, dai, in questo momento di difficoltà lo stare anche in famiglia è una cosa importante, soprattutto per non pensare alle difficoltà, soprattutto per i bambini. Grazie. Io mi collego a questo, capitano, e ti volevo chiedere, dato che una delle ultime note della società rossonera era stata quella sugli allenamenti personalizzati e differenziati, come si vive l'allenamento da parte dei calciatori del Foggia, considerata anche l'intensità che era quella degli allenamenti con Mister Corda, cioè come si riesce a portare a casa la stessa intensità a livello individuale? Beh, a volte ci sentiamo e mentre prima ci lamentavamo un po', no? Della fatica, del lavoro intenso e tutto, però poi adesso ti manca, quindi quella è la cosa che sicuramente ci unisce a tutti. Il discorso è che è ovvio che sei limitato in quello che puoi fare. Se hai la fortuna di avere un giardino puoi fare qualcosina in più, altrimenti in casa chiaramente devi fare dei lavori di muscolazione, dei lavori specifici, o chiaramente ogni giorno qualcosina devi fare. Ma io penso che al di là di noi atleti, di noi giocatori, che comunque siamo tenuti a farlo per lavoro e per cercare comunque di mantenere la forma, penso sia un po' per tutti comunque un modo per passare un po' di tempo e fare un'attività che sicuramente fa bene, però noi cerchiamo di rimanere allenati, di fare qualcosa per un po' mantenere la stessa intensità, però poi continuare a mantenere un tono importante, per poi dopo, quando si torna sul campo, essere pronto. Questo è quello che puoi fare. Nell'attesa di risolvere i problemi tecnici con Mario, direi a Luca di parlare un po' col capitano dei momenti della sua carriera e di qualcosa in particolare un po' più personale. Buonasera, capitano. Nella tua lunga carriera ci sono stati tanti momenti importanti. Quale ritieni sia il tuo gol ed il tuo ricordo più bello? Beh,
ce ne sono stati diversi, ce ne sono stati diversi. E sicuramente le gioie più importanti sono quelle dei campionati vinti dalla C alla B a Ferrara, e altre anche l'anno scorso a Como, dalla D alla C. Sicuramente le vittorie sono i campionati sono le più importanti, perché con un lavoro di tutto, un gol importante che era stato tanto sentito, sicuramente è stato quello di Livorno, derby in casa. Io sono subentrato gli ultimi 20 minuti, mi sembra, e ho fatto gol a curva del Sistema. Livorno si odiano, quindi fare quel gol da subentrato era la prima partita intitolata ad un ultra del Siena alla prima curva. E quindi al 98esimo fare gol dell'1-0 contro il derby contro il Livorno, stadio pieno, sicuramente è stata un'emozione forte. Però ne aspettiamo delle altre e ci auguriamo più forti qui a Foggia, sicuramente non ci accontentiamo. Perfetto, Antonio, forse adesso abbiamo risolto i problemi con Mario, se vuoi riproporre la domanda. Sì, io adesso ho tutto a posto. Ok, allora avevo chiesto prima, in occasione del centenario, sappiamo che a maggio si festeggia il centenario del Foggia, se ci sono iniziative da parte della società, anche via social, visto che tu sei responsabile della comunicazione, e volevo chiederti anche come viene gestita proprio la comunicazione in questo periodo in cui il campionato è un po' fermo. Abbiamo visto che tutti i calciatori stanno facendo dei video da casa loro per raccontare la loro quarantena. Sì. Beh, sicuramente non è facile, perché non si riesce a parlare di calcio, è quella materia prima nostra della società. Abbiamo pensato questa sorta di strategia di comunicazione social con i ragazzi, a partire dal capitano fino a tutti, insomma, i ragazzi quelli un po' più rappresentativi del club, per avvicinarli un po' alla gente, per far capire, per rompere questo distacco che c'è tra calciatore e tifoso. In questo momento siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca. Il calciatore è un essere umano, una persona comunque uguale agli altri, e di conseguenza vive la difficoltà, la vive come la stiamo vivendo tutti. E la difficoltà, la preoccupazione, l'ansia, le paure le viviamo tutti e le vivono anche loro. Quindi era anche un modo, è stato questo un modo come un altro, per cercare di avvicinare il calciatore, di avvicinare la società, di avvicinare il Foggia alla propria gente, ma a livello nazionale, quindi non solo alla propria gente, ma un po' a tutti. Tant'è che poi abbiamo avuto la fortuna di essere stati, tra virgolette, citati, e avrei avuto servizi anche a livello nazionale proprio su questa cosa, proprio per far capire che quanto sia importante restare a casa e cosa fanno poi i giocatori, i calciatori del Foggia, in questo caso, stando a casa. Ovviamente c'è chi ha famiglia, tipo Federico, insomma, ha fatto un video bellissimo con sua figlia, e altri calciatori, mi viene in mente Viscomi, mi viene in mente Stefano Salvi, che ha due gemelli che sono terribili, ma che ovviamente chiedono una marcatura uomo, no? come abbiamo scritto. È un modo come un altro, ti ho detto, per avvicinarli alla gente e per far capire che siamo tutti uguali e che dobbiamo restare a casa, soprattutto come stiamo facendo noi. Per quanto riguarda il centenario, sì, ci sono... ci sono delle situazioni in essere. Il problema è che siamo bloccati, quindi l'organizzazione è ferma perché siamo fermi tutti, di conseguenza stiamo cercando di coinvolgere ex calciatori del Foggia, gente che ha vestito la maglia della squadra e che ha fatto la storia dei 100 anni che ricordiamo, insomma, il 12 maggio del 1920 è nato il Foggia, il 12 maggio del 2020 compie 100 anni di storia. Abbiamo avvicinato in questi giorni, sto ricevendo anche dei video che verranno poi pubblicati in serie sui nostri canali social, dei video di ex calciatori che molto probabilmente, insomma, saranno presenti qui a Foggia per una partita che celebrerà i 100 anni e che stiamo lavorando, insomma, una partita in cantiere con le Foggia Legends contro la nazionale italiana
mista tra cantanti e artisti, almeno questo è quello che stiamo cercando di fare. Chiaramente siamo bloccati, abbiamo delle grosse difficoltà che hanno tutta, che ha tutta l'Italia, perché ovviamente non possiamo muoverci, quindi siamo fermi, ma ci sono tante iniziative, c'è la maglia del centenario, ci sarà un villaggio rossonero, tante cose che però purtroppo al momento rimangono solo aleatorie, rimane solo teoria, perché praticamente siamo fermi, quindi non possiamo permetterci di poter organizzare. Lo stiamo facendo da casa, ecco, con videochiamate, con un sacco di telefonate, ma non possiamo dare una data precisa. Sicuramente l'idea era quella di farla il 12 maggio, questa partita Foggia Legends versus Nazionale, però molto probabilmente slitterà la data, quindi in questo momento non si può fare, ma ci stiamo lavorando. Verranno a Foggia gente del calibro di Signori, Rambaudi, Biagioni, Trentini, che ha detenuto il record dei portieri qui, insomma tanta gente, tanti calciatori che ci hanno già dato la loro disponibilità, anzi sono stati loro a essere stati orgogliosi di essere chiamati. Alcuni, devo confessare che qualcuno mi ha chiamato perché voleva essere presente, perché non vedeva l'ora di tornare. Posso dire che ad esempio Salgado mi ha contattato rimproverando, mi ha detto: ma che non mi chiama, fammi chiamare, non è che stava qua dietro. E anche tanti, insomma, hanno fatto i 100 anni di storia e che sicuramente saranno presenti allo Zaccheria. Non diamo una data perché, vi ho detto, in questo momento non siamo in grado di poter dare una data precisa, ma sicuramente ci sarà questa partita e celebreremo al meglio i 100 anni. Poi speriamo di celebrarli alla grande, raggiungendo l'obiettivo che come società ci siamo preposti all'inizio stagione, per la quale insomma Federico, Mister Corda e tutti gli altri ragazzi stanno lavorando duramente. In questo momento siamo fermi, però che l'obiettivo è quello e faremo di tutto per raggiungerlo, proprio lasciando ogni goccia di sudore fino all'ultimo secondo di gioco in campo. Lasceranno loro, io dietro la scrivania. Marco, forse non eri collegato in quel momento, però Antonio all'inizio, prima di farti la domanda, aveva tua stessa sollecitazione, aveva ricordato sia Antonio Cianci, il magazziniere del Foggia scomparso, che la sorella del patron greco del Cerignola, quindi avevamo fatto questo momento di ricordo. Da calcio, lo sappiamo, un momento luttuoso in questa situazione particolarmente difficile. Da calcio giocato a calcio virtuale, Francesco Scoglietti ha una sorpresa per Federico Gentile, che forse non si aspettava di trovarsi come il buon Alessandro dalla regia farà vedere a breve. Vai Francesco. Federico, ti chiedo, ma tu ti sei mai immaginato come potresti essere? Come? Come potresti essere su PES? Te lo sei mai immaginato? Su PES? No, non mi sono mai immaginato, aiuto. Te lo mostriamo noi, perché c'è un ragazzo che si chiama Leonardo, che ha creato tutto il Foggia Calcio di quest'anno su PES. Ha un canale YouTube, bello. Si chiama, e ha creato tutta la squadra del Si chiama, non ho capito. Si chiama Leonardo e ha creato un canale su YouTube che si chiama Antil. E mi chiede anche se puoi salutarlo. Antune, ho perso la comunicazione. Antil, mi sa che si chiama, sì. Ci hanno taggato anche sulla pagina ufficiale. Antil è il nome. E lui si chiama Leonardo e chiede se puoi salutarlo. Certo. E grazie di questa iniziativa che sicuramente andrò a sbirciare. Grazie mille, è veramente stata una sua iniziativa e io come tutta la redazione ci tenevamo a mostrartela. Bello davvero. Vediamo che scorrono le immagini di tutto il lavoro che lui ha fatto. Bello. Bello davvero, mamma mia. Bravo. È stato bravo, è stato molto bravo. Anzi, poi dia a questo ragazzo qui, Leonardo, che saluto, insomma, se ci manda gli originali, qualche screenshot originale, lo pubblichiamo pure sul sito e sulla pagina, sui nostri canali social, così magari c'ha qualche contatto in più. Va benissimo, riferirò.
Va bene. Abbiamo trovato il lavoro a Leonardo. L'invito è quello intanto a tutti di stare un po' più fermi, così la connessione. Eccolo, eccolo il mister. È uguale, Federico. Non ho sentito. Ecco, abbiamo messo. Ah, vabbè, ecco mister, si scherzava sul mister, che però tanto è una foto, quindi non c'è scritto niente. Magari se fosse animata sarebbe ancora più facile. Mister Cosa. Sì, ma farebbe fatica a farlo stare fermo poi nell'animazione. Sì, infatti, deve fare per forza l'animazione, se no niente. A Federico intanto penso che Antonio voglia fare anche delle domande ancora più tecniche riguardo soprattutto al cambio modulo delle ultime partite, giusto? Sì, volevo chiedere al capitano, dato che diciamo nelle ultime partite che si sono giocate c'è stato un cambio modulo, come diciamo la squadra ha intrapreso questo cambio e se può essere utile ai fini dei risultati? Beh, sicuramente sì, c'è stato un cambio perché lì ha visto che la squadra si poteva esprimere meglio in quel modo per i giocatori che abbiamo ruotato e per quello che stiamo facendo. Quindi le cose stavano andando bene, però purtroppo poi ci hanno di fermare con la soluzione da era quella giusta e siamo lì. Federico, una domanda, dato che tra le varie situazioni che venivano prospettate c'è stata anche a un certo punto la possibilità che fosse congelato il campionato, mentre adesso il presidente ha anche chiesto che nel caso vengano promosse le prime due, vi volevo chiedere quante volte avete ripensato a quei due punti persi ad Agropoli? Beh, sicuramente sono stati due punti persi brutti per come sono venuti sicuramente, però non cancella assolutamente tutto il lavoro che abbiamo fatto straordinario fino ad oggi. E insomma, parlare di calcio adesso non è facile, però noi ci crediamo fortemente, tanto perché ci siamo messi in condizione di far tanta paura agli altri. E fermarsi adesso per noi è stata una cosa sicuramente negativa per come stavano andando le cose, per come stavano loro, per come stavamo noi. Però purtroppo di fronte a queste cose dobbiamo fare questo e soprattutto stare a casa che non fa mai male ripeterlo. Vabbè, detto che comunque anche il Bitonto aveva perso in casa con l'Agropoli, quindi allora, Sono rammaricati sicuramente anche loro. Io prima di dare la parola al professor Identi per parlare del progetto contro la violenza, volevo chiedere per ultimo a Mario se avete comunque qualche notizia dalla Lega dilettanti o dalla federazione su quale possa essere il prosieguo del campionato. Ah, guarda, al momento non ci sono novità, nel senso è tutto fermo e siamo rimaste le comunicazioni dello stop fino al 3 aprile. È chiaro che anche come ha detto il presidente in alcune recenti interviste, come ha detto il mister Cord, anche lui in alcune interviste ci sono state date, insomma, a tutte le squadre delle garanzie, delle rassicurazioni che nel caso si riparte da dove si è lasciato, quindi noi dovremmo affrontare il Rumentum perché l'ultima partita è la partita che dovevamo affrontare prima della sosta forzata, quindi si dovrebbe ripartire da lì. Chiaramente il tempo scorre, io non sinceramente di sto passo, vedendo anche i numeri di questi giorni, io penso che sia difficile si possa riprendere il campionato subito dopo il 3 aprile, davvero un po' difficile. A quel punto posso ipotizzare un campionato in cui si giocherà ogni tre giorni, si giocherà mercoledì e la domenica, considerando che mancano 8 giornate, quindi non è che manca un campionato intero. I ragazzi comunque stanno fermi, stanno a casa, ma comunque seguono il loro programma, ognuno ha il programma personalizzato di allenamento e lo fanno,
sono lì al dovere, quindi insomma è chiaro che la cosa che sicuramente manca in questo momento è l'intensità, perché il lavoro dello staff tecnico e di mister Corda è basato molto sull'intensità, sullo stare sul pezzo, quindi di conseguenza questo in questo momento questo è ciò che manca, ma per il resto insomma i ragazzi sono molto responsabili, il capitano insomma li sente ogni giorno, quindi non penso dal punto di vista dell'impegno e del rispetto dei programmi, non penso proprio che i giocatori vengano meno. Per quanto riguarda il campionato, ti ho detto, secondo me dubito, più che altro rifacendomi i numeri, che si possa riprendere subito. Nel caso si riprenderà e credo si giocherà ogni 3 giorni, perché penso che sia questo l'andazzo, però al momento non abbiamo avuto altri contatti o altri tipi di discorsi, anche perché per come stanno andando le cose, insomma, penso che il calcio sia molto molto poco importante rispetto a tutto ciò che sta succedendo. Sì. Assolutamente. Poi, Mario, volevo aggiungere solo una cosa, che poi chiaramente noi l'intenzione è quella di tornare il prima possibile a giocare per vincere sul campo, però è ovvio che con questa cosa non sappiamo come andrà e se finirà o meno, però per fortuna l'ultimo periodo ci siamo messi bene anche a livello di siamo la prima, quindi da questo punto di vista possiamo stare tra virgolette tranquilli, anche se quello che vogliamo tutti è vincere il campo, questo è ovvio. Perfetto, io allora lascio la parola al professor Identi per parlare del progetto del Foggia contro la violenza nel calcio, che ha visto ovviamente protagonista anche il Foggia. Bene, ci avviciniamo anche alla conclusione, perché non vogliamo stancare la pazienza. Tra l'altro stamattina avevamo qualche difficoltà perché la rete si è intasata tantissimo. L'abbiamo visto oggi pomeriggio, mentre le altre puntate sono andate belle tranquille, oggi qualche difficoltà l'abbiamo avuta. Ma è la presenza di Gentile, ha richiesto un sacco di messaggi. Esatto. È così. Esatto, esatto. Bene, allora grazie, al capitano. Mario, mi prendi spredito, grazie. Al capitano certamente strapperò un invito a venirci a trovare al Pascal. C'è tutta la comunità, la comunità del Pascal che attende un po' lei e qualche altro giocatore, Mario, in modo da far passare alcune idee importanti, che sono quelle della non violenza. Vogliamo educare questi ragazzi che saranno i futuri tifosi del Foggia, però lo vogliamo fare dandogli dei valori, assicurando loro certe convinzioni che purtroppo spesso negli stadi non si vede. E questo è importante, un tifo sano, ecco. E con questo, col MIUR, l'ufficio scolastico provinciale nella persona di Mimmo Di Molfetta, e con tutte le scuole che hanno aderito, il Foggia Calcio, partner Calcio Foggia, partner di questo progetto, stiamo portando in giro per le scuole proprio questa comunicazione. E a questo proposito cogliamo l'occasione per sapere un po' dal capitano, ecco, come riuscire a far passare, a far veicolare queste idee nuove. Non so se è in linea. Professore, non l'ho sentita, c'era con me. Allora, chiedevo come riuscire a far passare queste idee nuove di uno sport sano, di un tifo sano, con i ragazzi. Come è possibile farlo? Ma secondo me sì, innanzitutto sport è un momento per stare insieme, un momento per condividere un'emozione, per condividere una fede, per condividere del tempo insieme, che sia è ovvio, ci auguriamo tutti di felicità, però è comunque stare insieme, lo stare insieme stiamo capendo in questo momento che è una cosa molto importante, che ci stiamo rendendo conto che ci manca, no? E quindi con tutte le diversità che ci sono, tutti con...
noi, però quando non si riesce più a stare insieme, siamo tutti. Penso che da questo dobbiamo ripartire, sicuramente da questo progetto importante, perché formare nuovi tifosi, nuove leve, ma non solo per lo sport, non solo per il tifo, in tutto, che sia comunque una parte importante delle emozioni vere. Questo sicuramente è la componente importante, il fatto di stare insieme davvero al 100% in maniera positiva. Questo sicuramente aiuta tutto, e in più è uno spettacolo. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo, però è uno spettacolo per chi viene a vederci, per le famiglie, per chi fa il tifo per noi e per chi ci vede, chi lotta insieme a noi. Questo deve essere il senso. Certo, questo è importante. Altrettanto importante sono le vostre dichiarazioni e la vostra testimonianza. Quello è importantissimo. Ecco perché il progetto prevede che ci siano dei testimonial, e noi ci auguriamo che al Pascal ci possa essere lei, capitano, a parlare con i ragazzi. Volentieri e con piacere. Bene, il progetto certamente è stato bloccato pure lui da questo benedetto coronavirus. Riprenderà sicuramente quando riprenderanno le partite e le scuole si riapriranno, perché c'è tanta volontà sia da parte dell'ufficio scolastico regionale, provinciale e gli istituti che hanno aderito, e sia anche una volontà da parte dei protagonisti dello sport, e nella fattispecie il calcio, perché probabilmente è quello che più risente di una violenza che non gli appartiene. E questo è importante. Sì, certo. Sì, la voglia è la base di tutto. Certo. Prof, io prima che chiudi, però vorrei un attimo ritornare sul discorso della comunicazione social, perché dato che ormai è quella la via, no? È la comunicazione fatta sui social network, che va fatta anche in un certo modo, perché poi soprattutto quella sportiva richiede particolare impegno e riquadra. Non posso non citare anche Alessio Grieco, che mi sta dando una grande mano, che è manager, col quale insomma siamo costantemente a lavoro, e nonostante insomma questo stop, noi stiamo lavorando continuamente per cercare di fornire un prodotto, cercare di dare informazioni, di far anche metterci nei panni dei colleghi giornalisti, che comunque in questo momento, sai, non hanno molte notizie, quindi di conseguenza dobbiamo cercare in ogni modo di dare un profitto e di comunicare qualcosa, che in questo caso, come i video che abbiamo fatto, è anche una speranza, e continueremo a farlo con i progetti che ho illustrato prima ai due ragazzi. Bene, Mario, è fatto bene. Volevo sottolineare il lavoro di squadra, certo, per tutto. Certo. Volevo anch'io sottolineare come, appena accennato questo progetto al presidente, che salutiamo, Roberto Felleca, ha subito aderito. Anzi, le sue parole sono state: se ci riuscite, sarebbe la cosa più bella riuscire a portare questo vento nuovo. Noi ci proviamo nella formazione di questi giovani ragazzi, giovani tifosi. A saluto anche Davide, che è partner di questo progetto, sposerebbe tranquillamente anche lui questa idea, certamente ne abbiamo parlato lungamente. Bene, allora io vi ringrazio il capitano per la sua disponibilità, ringrazio Mario per essere riuscito in questa impresa a realizzare questa trasmissione. Grazie a voi. Insomma, e grazie anche a tutti i ragazzi della redazione, Luca, Antonio, Franco, e un grazie anche a Fulvio di Foggia Città Aperta. Bene, diciamo ai nostri telespettatori, chiamiamoli così per il momento, dobbiamo coniare ancora il termine, ci vediamo martedì
perché domani è un giorno di festa, doveva essere un giorno di festa, la Madonna dei Sette Veli, la nostra patrona. Bene, grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito, abbiamo avuto tantissimi messaggi per lei, capitano, soprattutto, e li salutiamo tutti con un grande abbraccio. Grazie di nuovo, grazie. E arrivederci a martedì. Grazie. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.